Ciao Stefano, Ciao Sasha, come ciao, stai? ciao a Di tutti. No, abbastanza bene. cosa parliamo oggi? Abbiamo Hariri in... Oggi abbiamo da rispondere a qualche domanda. Ok. Mi ha scritto, tra l'altro, una giornalista che seguo ogni tanto, Leni Remedios di Pandora TV, che si occupa anche lei di geopolitica. E mi ha chiesto due cose, in pratica, che idea ci fossimo fatti sulla vicenda del ministro inglese di Priti Patel, no? Patel, si chiama Patel, Patel, sì. che deve essere di origine indiana, qualcosa del Esattamente, genere. sì. E poi sulla situazione del Golan, quindi il confine, i rapporti tra Israele e Siria. E poi dobbiamo vedere ancora di chiarire come sta il nostro amato ex presidente del consiglio Daniele. libanese. È ancora, stavo per dire, latitante. È ancora semi desaparecido, no? Perché continua a ripetere: torno, arrivo. E no, non ero su quell'aereo perché l'ho perso, ma ho preso il prossimo, ho cambiato il biglietto. E ho preso il prossimo, classe economica, mi hanno Il declassato prossimo apparentemente è diretto a Parigi. e è atterrato ancora a Beirut, ma anche lì era vuoto. Anche vuoto. Allora gli ho detto: eh no, ma perché mi fanno fare uno scalo tecnico a Parigi? Infatti mi ha invitato il presidente francese, stavo per dire Hollande, ma non è più lui, il presidente francese Macron lo ha invitato. Stavo per dire nelle patrie galere, a soggiornare a Parigi. Lui ha detto: ma sì, un giretto a Pigalle me lo Sì, faccio. han detto un paio di giorni. Sì, giusto per girare due locali. Ha detto che accetta volentieri. Forse la famiglia resta in Arabia, però, hanno detto giusto così, perché stando bene lì c'è un bel clima Sì, secco, sì, è sì, sì. salubre, no? Fa Quindi gli bene. hanno consigliato di restare lì. Hariri quindi non torna a Beirut e andrà un po' a Parigi. Ma questo è quello che dicono chiaramente, ma potrebbe essere l'ennesimo caso in cui l'aereo decollerà vuoto dall'Arabia Saudita. Stavo pensando che dicessi che l'aereo dovesse precipitare. No, speriamo di no, 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 per no, ci carità. mancherebbe, anzi l'aereo dovrebbe deviare e tornare a Beirut per chiarire un attimo la situazione. E questa è la dinamica. Non lo so, cioè, è una situazione strana, nel senso che io non ero a conoscenza del fatto che la famiglia di Hariri fosse in Arabia Saudita. Questo apre uno scenario veramente Sì, preoccupante e più da spiega bene ostaggio, perché sì. noi l'altra volta, infatti, abbiamo dato la notizia che il presidente Aoun avesse richiesto ufficialmente all'Arabia Saudita di liberare il primo ministro libanese. La notizia che la famiglia stessa di Hariri sia in Arabia Saudita conferma un po' questo quadro, conferma questo quadro. E lui è tra l'altro milionario, padrone di un'emittente televisiva importante nel suo paese, che dica di aver avuto un'improvvisa paura, un improvviso timore di stare nel suo paese, dove peraltro non ci sono problemi grossi. Ha fatto delle dimissioni inaccettabili dall'estero perché le dimissioni si fanno solitamente in patria, quindi. Tra l'altro sembra che solo la Francia si sia interessata della vicenda, cioè io mi chiedo anche il governo italiano, tu sei fortunato che non abiti in Italia e non hai di questi patemi d'animo, Sono comunque però cittadino, sì. sì, però resta il fatto che cioè, è una sofferenza vedere il nostro paese sempre che una volta si interessava di quel settore. Ricordo che abbiamo una missione, Leonte, presente e numerosa in Libano, una missione di pace. Dovremmo far sentire la nostra voce, invece nulla. Quasi Sì, ma la notizia, ieri, oggi, ho guardato i telegiornali, non hanno detto ma nulla. no, certo, siamo tutti indifferenti perché non se ne parla. Ma no, beh, c'è stata l'eliminazione dai mondiali dell'Italia.
si continua a parlare di Asia Argento. Cioè, gli argomenti da noi sono questi, a quanto pare. La miseria veramente. Qui stiamo parlando delle sorti di una fetta di mondo. Un presidente del Consiglio è stato rapito. Magari fosse successo al nostro, voglio dire. Addirittura per fortuna Non che so, non siamo cioè, monetizzati, se no. parlare d'Italia dove succede al tuo, o forse neanche, magari, perché dipende poi chi è stato a farlo. Cioè, l'Italia si accoda, no? L'Italia è un paese che da 20 anni a questa parte tende a codarsi, non ha più una linea sua, aspetta che siano gli altri a fare la mossa e poi scodinzolando loro vanno dietro col cappello in mano Ma a dire intanto ci lasciamo qualcosa. la nostra leadership è quella degli altri, quindi. Sì, noi non abbiamo bisogno di selezionare un leader, un presidente del Consiglio, perché intanto poi ce lo dicono gli altri che cosa dobbiamo fare, no? Nel Allora, nostro paese siamo così. archiviamo Quindi Hariri. Hariri, aspettiamo di capire che volo prende e dove atterri, soprattutto poi alla fine delle fini. Quando gli daranno il biglietto, non so se ha preso un biglietto all'Italia, forse si è trovato qualche sciopero o altro, ma Non so, bisogna. lo seguiremo su Flight Radar. Sì, c'è il cartello sopra, uscirà il cartellino nella pagina. Va bene, dai. Dunque, Passiamo al caso direttamente c'è inglese. questo. Oh sì, ecco, il ministro Preti Patel. Che cosa è successo? Il ministro, tra l'altro hai la foto Sì, del ministro? è tutto montato. Perfetto, benissimo. Questo ministro, che è una donna di 45 anni, è ministro dello sviluppo economico dell'Inghilterra. Cosa ha fatto? Ha pensato bene di fare una vacanza ed è andata in Israele, che già per un europeo pensare di andare in Israele può rappresentare anche qualche motivo di, diciamo, di remora di coscienza, ecco, di problemi di coscienza, perché è un paese che comunque viola sistematicamente i diritti umani, soprattutto applica una politica di apartheid all'interno del suo paese. E questa cosa, in un paese che si dice civile come l'Unione Europea, dovrebbe essere sempre tenuto presente, a parte il fatto che l'Inghilterra non fa più parte dell'Unione Europea e la ministra Patel era uno dei fautori della separazione della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Bisogna tenere anche presente questo aspetto. Cosa ha fatto durante questa vacanza in Israele? Ha incontrato dei politici israeliani fuori dai canali ufficiali. Non 12 come è stato scritto, ma 14 incontri separati, tra cui anche il presidente Benjamin Netanyahu. Durante questi incontri, poi, tra l'altro, non è stata nella località dove doveva soggiornare, no. E si è recata anche nel Golan occupato, cioè il territorio siriano occupato militarmente da Israele, dopo un'aggressione, tra l'altro, e che è al centro di una contesa internazionale. Ed è andata a visitare uno dei progetti che poi ha promesso di finanziare, di cofinanziare a sostegno dei profughi siriani, che sono nel Golan, occupato da Israele. Che fa parte di un progetto che si chiama di buon vicinato, avviato da Israele, che tendeva a tenere buoni rapporti con la fascia, che lunga mi sembra una settantina di chilometri, di territorio di confine al momento tra i territori occupati del Golan e il Golan siriano. Però su questo terreno, col quale loro tengono rapporti di buon vicinato, ci sono i terroristi. E cioè sia Al-Qaeda, in parte in gruppi minoritari in questo settore, bisogna essere precisi, e altri jihadisti e poi il noto FSA, cioè il Freedom Syrian Army, che è quell'etichetta, il brand utilizzato per accalappiare i fondi dal resto del mondo, e con questi ha intrattenuto degli ottimi rapporti che sono stati uno scambio di aiuti, in cibo, forse anche militari, qualcuno ventilava, ho letto degli articoli a riguardo, e poi soprattutto assistenza medica. Ma è Assistenza chiaro, medica.
guardato Scusa anche Stefano, ti questo. interrompo un secondo. È chiaro che sicuramente ci sono stati degli aiuti militari perché sono apparse delle munizioni con le scritte in ebraico un po' dappertutto in Siria. Quindi Sì, che deposito siano lì. passate da lì? Eh sì, probabilmente sì, perché il punto di contatto è quello. L'altro canale poteva essere attraverso il Libano o la Giordania, o Certo, con una partita di perfetto. giro riportarli attraverso la Giordania, poi in Iraq e dall'Iraq dove c'è il califfato. Le vie sono molte, però di sicuro queste qui sono dirette. E i contatti di tra l'altro di scambio di aiuti. Ci sono prove anche visive, audiovisive, di filmati e foto del presidente Netanyahu che visita gli ospedali dove sono ricoverati i terroristi che erano rimasti feriti combattendo contro l'esercito siriano. E quindi l'aiuto è plateale in questo settore. E abbiamo visto che sono aumentate, tra l'altro, a dismisura in questi giorni, le minacce di Israele contro la Siria. Quindi in questo contesto si va a inserire, senza autorizzazione preventiva da parte del governo, un ministro inglese. Ci chiediamo quale possa essere il suo ruolo, visto che faceva parte dello sviluppo internazionale, probabilmente la ricerca di nuovi fondi da parte di Israele Infatti, per sostenere sto questa situazione. leggendo in questo momento su Sputnik che la cosa più allarmante e preoccupante era che la Patel sperava di far muovere dei fondi dal governo inglese per aiutare il budget dell'armata israeliana. Noi sappiamo che le politiche estere inglesi sono state per anni un appoggio fermo alle politiche israeliane. C'è sempre stato questo appoggio da parte della Gran Bretagna alle politiche di Israele. Tra l'altro, nel Partito Conservatore, chi sceglie e seleziona i candidati è un tale Lord Polak. Questo Lord Polak, si occupa della selezione dei candidati e poi è, il fondatore dell'associazione, Amici di Israele in Inghilterra. Di conseguenza, ha sempre fatto capo. Diciamo a lui tutta quella lobby di potere legato agli israeliani che svolgeva un suo ruolo di grande peso all'interno delle politiche governative della Gran Bretagna. Mi sembra che questa vicenda si possa inserire nel contesto di un riposizionamento della politica estera inglese, perché non c'è solo questo elemento legato alle dimissioni della ministra Patel. Ci sono anche alcuni altri aspetti. L'altro giorno è uscito dagli archivi misteriosamente una lettera di Carlo d'Inghilterra del 1986, in cui lui faceva presente quanto i foreign fighters, attenzione, di religione ebraica in questo caso, provenienti dall'Europa, abbiano contribuito nei decenni alla destabilizzazione delle politiche del Medio Oriente, proprio contribuendo alla nascita di Israele. Israele, alla fine delle fini, non è nato in maniera del tutto dissimile al califfato, perché se ci pensiamo, i foreign fighters che arrivano dall'Europa per combattere per la nascita di un paese che si ritiene legato a una missione per conto di Dio, no? Sì, il parallelo è molto allarmante. Il parallelo è molto allarmante, effettivamente. Ed è uscito in questi giorni questa lettera, del 1986, uscita in questi giorni. La BBC è la TV come fosse la RAI italiana, sicuramente con tradizione di serietà maggiore e autorevolezza maggiore in tutto il mondo. La BBC fa un documentario, uno scoop meraviglioso. Tra l'altro, un servizio molto bello. Consiglio a tutti di leggere gli articoli, di vedersi lo scoop, che riguarda la trattativa segreta e il patto segreto sottoscritto, che noi, tra l'altro, avevamo denunciato per tempo,
perché i lettori e gli ascoltatori attenti sapranno, andandosele a rileggere, che troveranno nelle nostre sitrep e nei commenti video, noi abbiamo denunciato chiaramente che da Raqqa erano fuoriusciti i terroristi. Le truppe migliori, le truppe in più volte, addirittura prima che venisse chiusa in assedio, erano fuoriusciti migliaia di combattenti che sono andati a rimpolpare le fila dell'ISIS che combatteva contro l'esercito siriano. Quindi rinunciavano a combattere per la loro capitale. Quanto ne abbiamo parlato di questo strano Certo. comportamento del califfato? Rinunciava a combattere per la sua capitale per andare a combattere l'esercito siriano, lasciando quindi campo quasi aperto perché a Raqqa. A Raqqa poi, quando ormai era circondato e tutto, sono usciti questi terroristi che tutti hanno visto con persino i più disattenti dei miei colleghi di lavoro si sono accorti di questo fatto, chiedendo tra l'altro poi come è successo, com'è sta storia di questi qui che se ne sono andati via con le armi e tutto. E io ho detto, guarda, è una cosa che è successa qualche tempo fa, l'avevano denunciata, ma trovo adesso, solamente adesso, riscontro nell'immagine, riscontro nelle parole autorevoli di un organo di stampa e televisivo come la BBC. Quest'accordo che cosa ci dice? Ci dice che uscendo dall'Inghilterra questa notizia, sommandola alle dimissioni di un ministro colpevole di aver incontrato delle autorità israeliane senza accordo, e altri indizi che indicano un indebolimento delle posizioni di Israele all'interno di influenza sul governo della Gran Bretagna. Io ci leggo questo fattore qua, che è una novità, legato probabilmente a un riposizionamento delle politiche della Gran Bretagna anche in virtù della fuoriuscita dall'Unione Europea. Può darsi che questo porti delle altre conseguenze. Vedremo entro breve le prossime mosse e le novità che usciranno. Adesso invece andiamo a vedere quello che è la posizione sul Golan. Vediamola. No? Parlato del Golan, e quindi possiamo vedere come negli ultimi tempi vadano intensificandosi da un lato le missioni di bombardamento israeliane sulla Siria e in secondo luogo le minacce. E guardate che le minacce, quando sono fatte da un paese come può essere, non so, la Corea del Nord, per dire, le minacce di un presidente riportate dagli organi di stampa per come sono riportate, che litiga e si insulta con il presidente americano, no? Che se ne dicono di tutti i colori, uno dice che è un vecchio grasso e l'altro dice che è basso e grasso, però dice che non gliel'avrebbe detto, cioè usando questa formula di comunicazione un po' particolare, no? Io non ti dico che sei un disgraziato, però nel frattempo glielo stai dicendo. Vabbè. E, cioè, non è che sono dichiarazioni a vanvera. Quando Israele minaccia, le minacce vanno prese sul serio, perché in genere sono usi a far seguire i fatti. Se quindi loro dicono che si riservano di prendere ogni tipo di iniziativa per impedire che l'Iran mantenga la sua presenza ai confini con Israele, loro fanno un'ingerenza enorme innanzitutto sul diritto che ha la Siria di gestire come preferisce le sue politiche interne. In secondo luogo, dobbiamo notare che l'Iran non ha mai aggredito Israele. Né minacciato, tra le altre cose. Di distruzione, forse in Ma passato con Khomeini, sì, ma nei tempi recenti no. ecco. Nei tempi recenti no. Credo non ne abbia mai riconosciuto formalmente il diritto ad esistere. Ricordiamo, sì, ma parliamo della nazione, non delle persone che la abitano. No, no. Diciamo non corre buon sangue tra questi due paesi, però non sono mai state prese delle iniziative dirette a colpire Israele da parte iraniana. Diciamo direttamente,
sul suolo israeliano. C'era stato un episodio relativo a dei luoghi di culti in Sud America, ma successivi ad altre iniziative analoghe prese da Israele per punire le politiche iraniane di sostegno alle formazioni in Libano, mi sembra qualcosa del genere. Parliamo degli anni Ottanta, Sì, ma cose. sono le solite ripicche, comunque sia cose di tempi Sì, ma non era passati. successo poi niente, si sono lasciati in pace da quel punto di vista. Il fatto che invece ora vogliano assolutamente prendere queste posizioni, cioè le continue minacce si possono concretizzare, quando si parla di Israele si possono effettivamente concretizzare. Sappiamo bene che Israele ha richiesto le modifiche degli suoi F-35 per avere molta più autonomia rispetto a quelli che prenderà l'Italia, ad esempio. Questo perché con raggio d'azione modificato possono arrivare con un rifornimento in volo a colpire l'Iran e poi atterrare magari in Uzbekistan o in territorio curdo. Bisogna vedere. Comunque sia, non possono tornare indietro se non poi con un successivo rifornimento in volo con tutte le difese aeree però Attive, iraniane allertate. sì. Ricordo che sono stati forniti, mi sembra recentemente, degli S-300 modificati, difesa antiaerea russa. Ma Vediamo un se attimo. non sbaglio, anche loro fanno le loro modifiche ai sistemi d'arma, quindi non sappiamo che cosa abbiano. L'Iran ha una sua produzione industriale cresciuta negli anni delle sanzioni. Le sanzioni economiche, sia quelle contro gli Stati Uniti e la Russia che quelle contro l'Iran, hanno favorito uno sviluppo dell'industria interna e della tecnologia interna. La Russia sta andando a coprire settori produttivi, sia industriali che economici, agroalimentari, che prima non copriva, importava quasi tutto l'agroalimentare, in particolar modo dall'Italia, prodotti che loro amano moltissimo e che gradivano appunto importare. Ora stanno sostituendo le nostre produzioni nazionali con loro autoctone, anzi. Persino il grana, il formaggio grana, ci sono aziende italiane con tecnici italiani che stanno insegnando a produrre il formaggio grana. Non Ma questo sta so capitando che. dappertutto nel mondo, è la famosa fuga dei nostri cervelli che stanno andando in Russia, all'estero, ovunque ci All'estero, sia il forza mercato. non sapere esattamente. Là ci sono degli ottimi incentivi anche delle aziende che sono presenti in Italia e si stanno aprendo delle sedi anche là. In Iran è successa la stessa cosa: hanno sviluppato un'industria che ha garantito loro la produzione di aerei, di jet di caccia militari non sofisticatissimi come quelli italiani o russi o cinesi. In questo caso, ma una produzione di caccia di piccole dimensioni, ma efficaci. L'aggiornamento di quelli esistenti, hanno anche degli F-14 Tomcat, hanno produzioni interne di missili anticarro, che sono, mi sembra, derivati dalle omologhe produzioni russe. Hanno produzioni di armi sofisticate, di sistemi radar, hanno la produzione anche. Non è una cosa da poco e l'hanno sviluppato tutto in maniera autonoma con aiuti e ingegneria interna, aiuti probabilmente russi, però si sono sviluppati parecchio. L'Iran è uno stato più forte rispetto a qualche anno fa e questa sua forza si è vista anche perché l'Unione Europea ha accettato e difende ora l'accordo sul nucleare, che Israele preme perché venga protestato dagli Stati Uniti e a che a questo faccia se questo atto faccia seguito poi la un evento diciamo azione militare tesa a distruggere la capacità produttiva di uranio arricchito da parte dell'Iran. Loro puntano alla distruzione della capacità produttiva iraniana. Non gli interessa limitarne la produzione all'uso civile, loro proprio non vogliono sentire parlare di questo rischio.
che per loro è un rischio, per l'Iran è un'opportunità di crescita economica e di garantirsi un futuro alla fine del petrolio, ad esempio. Quindi ha tutti i diritti, dal mio punto di vista, l'Iran a sviluppare una sua industria energetica nucleare alternativa a quella petrolifera. Non ci vedo nulla di male. Non bisogna poi, alla fine delle fini, aver paura di persone che hanno sempre dimostrato grande apertura, comunque sia, a parte le fasi iniziali dell'oscurantismo religioso degli Ayatollah. I successivi governi iraniani sono stati più all'insegna della moderazione che non all'insegna del fanatismo. Sì, Sono persone che per e della cultura modernità anche. hanno una storia culturale alle spalle e delle tradizioni millenarie, millenarie, cioè l'impero persiano risale fin dai tempi dei parti che combattevano con l'impero romano. Ci stiamo parlando di civiltà che hanno fatto la storia, che hanno mantenuto tanto di quella filosofia, di quella cultura all'interno della loro cultura attuale, odierna. Sono persone assolutamente rispettabili in cui lo sciismo religioso non produce terrorismo internazionale, a differenza del E wahabismo. non è l'unica fede locale, ci sono altre minorità che non sono affatto perseguitate. Assolutamente no, Ecco. assolutamente no. No, perché noi abbiamo E una visione tra l'altro. distorta dell'intera zona, dell'intera geografia e cultura locale. Quindi è logico che le informazioni che ci giungono siano anche incomprensibili a volte. Faccio un piccolissimo esempio. Nei giorni scorsi c'è stata la marcia di 80 km dei fedeli sciiti che si sono recati a Karbala, mi sembra, per pellegrinaggio presso un importante centro religioso che per loro è quella città. E in questa marcia c'era anche un nostro connazionale, Sebastiano Caputo, che ha fatto tutta la marcia a piedi, lui cristiano, tra l'altro, non è fedele musulmano. E la notizia poi tra gli sciiti si è sparsa che c'era questo ragazzo italiano e l'hanno subito ricevuto, un importante religioso l'ha fatto ricercare, l'ha fatto chiamare a sé, l'hanno intervistato, i telegiornali, i giornalisti locali, erano curiosi di conoscere la sua storia. Cioè, in Iraq, gli sciiti, così come anche in Iran, non hanno assolutamente mai manifestato, un'insofferenza, un'intolleranza nei confronti delle religioni differenti dalle loro. Quello che sentiamo noi ogni tanto parlare è il discorso legato al proselitismo, e cioè al convertire fedeli musulmani, al tentativo di convertire i fedeli musulmani a religioni diverse dalla loro. Questo loro lo condannano chiaramente perché la vedono come un'ingerenza esterna. Sappiamo poi bene tutti come molte volte queste organizzazioni che cercano di diciamo convertire i musulmani facciano capo magari a delle no, organizzazioni non profit che poi in genere sono finanziate anche da americani e fungono come cavalli di Troia per inserire momenti di disturbo della tranquillità sociale all'interno del È il paese. solito meccanismo delle ONG che conosciamo benissimo, come ha Esatto. funzionato in Ucraina, come ha funzionato dappertutto nel mondo. Sì, come funzionava anche ai tempi dell'Indocina francese. Certo. Avevano iniziato, cioè è una politica che portano avanti da decenni. E quindi noi vediamo come Israele, alla fine delle fini, continui nelle sue opere di minaccia, e il fronte che noi vedremo probabilmente attivo non saranno solo i 70 km che ci sono nel settore conteso del Golan tra Israele e la Siria, ma andranno ad allargarsi anche a tutto il Libano del Sud, perché lì c'è Hezbollah. Ed ecco che, come per magia, si può realizzare un incubo.
e cioè una nuova guerra che attivi i fronti meridionali della Siria e del Libano proprio per via dell'intervento israeliano. Tra l'altro, a soffiare su questo vento di minaccia di guerra c'è proprio la questione di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè il colpo di Stato strisciante che c'è stato in Arabia Saudita. I sauditi infatti spingono perché Israele invada la Siria del sud e il Libano. Loro vorrebbero che, non essendo confinanti, che fosse Israele a portare avanti questa guerra, probabilmente loro finanziandolo in qualche modo, attraverso, che so, il petrolio o altre cose. D'altronde Israele comprava sotto costo il petrolio dai curdi iracheni, i pozzi adesso sono passati sotto il controllo iracheno nuovamente, quindi Israele ha perso Sì, sì, molte sì, forniture di petrolio a buon mercato e quindi deve reintegrare da qualche parte. Probabilmente l'Arabia Saudita si potrebbe fare avanti in cambio di qualche favore. Loro non accettano di aver perso la partita siriana. è logico, Stefano, che perdere la partita siriana comunque sia dopo 4 anni in questo modo, senza avere più un numero di combattenti adeguati, senza avere più i rifornimenti che si avevano prima, sarà difficile organizzare qualcosa di altrettanto potente che riesca a destabilizzare sia il Libano che la Siria che l'Iran. Insomma, la partita per Israele rischia di essere più grossa del previsto. La prima mossa che hanno tentato i sauditi è stata quella di Hariri, di fomentare quindi poi dei disordini all'interno del paese. È stato un fallimento clamoroso. L'altro giorno abbiamo visto delle manifestazioni, erano quattro gatti a favore di Hariri, ma chi si va a sprecare per giusto quattro gatti pagati probabilmente. E questa mossa gli è risultata. Adesso se lo devono tenere e mantenere, tra l'altro. Adesso vediamo, proveranno anche con spingendo soffiando sul fuoco della guerra tra Israele e Hezbollah. Hezbollah, che mantiene una parte di primo piano nella guerra in Siria, adesso potrebbe diventare il motivo di prosecuzione di questa guerra se interviene direttamente Israele. Teniamo presente comunque che i nostri soldati sono ancora nel sud del Libano con la missione Leonte, giusto? E la cosa non può che preoccuparci molto. Stranamente, invece, i nostri media non appaiono affatto preoccupati di questo. Se ne è interessata paradossalmente di più la Francia, che vede sempre queste zone come una sorta di suo vecchio protettorato, come tra la prima e la seconda guerra mondiale. Va bene, i Stefano, francesi sono credo sempre così. che abbiamo detto tutto per oggi. Ringrazio anche la giornalista Leni Remedios per le domande che ci ha fatto, per l'onore anche che ci ha dato, considerandoci fonti degne di considerazione. E contraccambiamo tra l'altro la stessa considerazione perché anche lei è un ottimo giornalista e quindi continueremo a seguirci a vicenda. Ricordiamo di dove, Stefano. Lavora per Pandora TV. Ecco. Benissimo. Sasha, ti A saluto. presto. Ciao Ciao. Stefano. Ciao, ciao, ciao.